Bentrovati a questo appuntamento con l'informazione dalle Marche. In apertura alla cronaca, un piano organizzato con tanto di simulazione di effrazione della finestra dell'abitazione dall'esterno, quando in realtà i tre malviventi, due italiani e una bulgara, erano riusciti tramite un sotterfugio a procurarsi le chiavi di casa della signora Maria Biancucci giorni prima. Sono alcuni dei risvolti delle indagini sull'omicidio della 79enne di Montegiorgio, avvenuto lo scorso 11 marzo nella frazione di Alteta e che hanno portato all'arresto di due uomini uniti tra loro da un rapporto di parentela. Il primo è lo zio del secondo e di una donna compagna del primo dei due uomini. I dettagli delle indagini sono stati illustrati in procura con una conferenza stampa presieduta dal procuratore Alessandro Piscitelli, che ha supervisionato le indagini condotte dal sostituto procuratore Francesca Perlini. I due uomini dovranno rispondere di concorso in omicidio e concorso in rapina, mentre la donna di concorso in rapina. Ben 17 persone sono risultate positive all'alcol test e una di queste anche al test che rivela l'assunzione di sostanze stupefacenti con un mix di cocaina, anfetamine e cannabinoidi. È il risultato dei controlli effettuati durante la notte dalla polizia stradale a Civitanova Marche. La maggior parte dei guidatori sanzionati, 14 uomini e 3 donne, appartengono alla fascia di età compresa tra i 18 e i 35 anni, controllati circa 140 veicoli. È stato un incontro positivo con i sindaci del Cratere, del Piceno e del Fermano, tante le richieste concrete simili a quelle già inoltrate al governo in questi mesi, in termini di semplificazione e accelerazione. Queste le parole del presidente della regione, Luca Ceriscioli, a Pretare di Arquata del Tronto, all'incontro dei sindaci delle aree del Piceno e del Fermano, colpite dal sisma, con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla ricostruzione, Vito Crimi. Ed è stato aperto a Muccia il cantiere per costruire la nuova scuola. 150 giorni per avere un edificio funzionale e sicuro. Fondamentale il contributo della Fondazione Andrea Bocelli. Vediamo il servizio. Con una consegna ufficiale delle chiavi del cantiere da parte del sindaco Mario Baroni al vicepresidente Veronica Berti Bocelli e al direttore generale della Fondazione Andrea Bocelli, Laura Biancalani, si è ufficialmente aperto il cantiere che regalerà a Muccia la nuova scuola primaria dell'infanzia. Dopo aver assistito insieme alla demolizione delle vecchie strutture, i bambini, le loro famiglie e l'amministrazione comunale si sono ritrovati per accogliere le squadre dei tecnici che per i mesi prossimi saranno impegnati nel cantiere. Il progetto della nuova struttura prevede la costruzione di un'ala dedicata all'infanzia ed un'ala dedicata alla primaria, realizzando, oltre alle aule di insegnamento, anche spazi dedicati alla musica, all'arte e alle attività di gruppo, sia per i bambini che per le comunità. La superficie è di quasi 1000 metri quadrati con spazi comuni ampi. La struttura è interamente realizzata con elementi prefabbricati in legno, con una tecnologia che garantisce il più alto grado di resistenza disponibile alle scosse sismiche e garantisce i più alti standard di comfort e di risparmio energetico, consentendo la classificazione della struttura tra gli edifici a consumo quasi zero. Soddisfatto il presidente della regione, Luca Ceriscioli. Sì, vediamo qui, stanno mettendo giù i pali, un'altra donazione a Muccia, una scuola importante, è la seconda che la Fondazione di Andrea Bocelli dona alla nostra regione. Nel giro di pochi mesi qui i bambini di questa comunità ritroveranno i loro spazi. Una bellissima esperienza, una grande collaborazione, la soddisfazione da parte nostra di vedere giorno dopo giorno avanzare quella ricostruzione necessaria. E restiamo in tema di edilizia scolastica e ricostruzione con il servizio, sempre di Andrea Verdolini, che ci parla dell'imminente inaugurazione prevista per sabato 2 febbraio del nuovo plesso scolastico Simone De Magistris a Caldarola, un'opera da oltre 5 milioni di euro. È tutto pronto a Caldarola per l'inaugurazione ufficiale del plesso scolastico Simone De Magistris, in programma per sabato 2 febbraio prossimo. Intanto, in un incontro pubblico, l'amministrazione comunale di Caldarola ha presentato i dettagli dei lavori che hanno portato alla realizzazione di questa nuova struttura, con un excursus delle decisioni prese dal terremoto ad oggi e la spiegazione dei tecnici delle modalità di abbattimento della vecchia scuola, di ricostruzione e arredo della nuova e dei lavori di collegamento con la scuola media e la palestra. Restano solo da ultimare gli esterni, ha affermato il sindaco Giuseppetti, in un progetto che prevede anche un ampio anfiteatro.
La scuola è stata ricostruita dove era la vecchia struttura, ma con i più sofisticati metodi antisismici di risparmio energetico e con tutte le più recenti innovazioni per innalzare al massimo la salubrità dell'ambiente. Per accelerare i tempi è stato possibile accedere ai fondi derivanti dalle donazioni ricadenti nel capitolo Le scuole del commissario e in poco meno di un anno la scuola è stata costruita, arredata ed è pronta per essere vissuta da bambini e ragazzi. La nuova struttura ospiterà le classi dell'infanzia e della primaria. L'edificio già esistente, recentemente ristrutturato, accoglierà gli studenti della primaria di secondo grado. A collegare i due plessi è stata costruita una nuova biblioteca e alle spalle delle due scuole, collegate con un nuovo corridoio, c'è la palestra già ristrutturata e restituita alla comunità lo scorso anno. Fiore all'occhiello dell'intero intervento è la nuova cucina a servizio della mensa, dotata di fornelli ed elettrodomestici all'avanguardia e a risparmio energetico. Non resta che attendere quindi l'inaugurazione ufficiale, programmata come detto per il 2 febbraio, con l'inizio dell'attività scolastica che partirà lunedì 4 febbraio. Nuova ondata di maltempo sulle Marche, dove si stanno registrando nevicate diffuse nel Pesarese, nel Maceratese al confine con l'Umbria e nell'Anconetano a Fabriano. Al momento le strade sono tutte transitabili grazie al lavoro dei mezzi spazzaneve e ai trattamenti antighiaccio. Precipitazioni nevose hanno interessato Urbino, le zone dell'Alto Metauro, del Montefeltro e del Catria e Nerone. Nevicate anche a Camerino, sulla provinciale Muccese, sulla statale 77 tra Muccia e Visso e verso Colfiorito. Ritorno alla normalità per Ancona dopo la giornata di ieri che ha visto l'evacuazione di 12.000 persone, fatta brillare in sicurezza la bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata ad ottobre. I dettagli nel servizio. Risveglio normale per Ancona dopo una domenica del tutto particolare che per il disinnesco di una bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata lo scorso ottobre ha comportato l'evacuazione di 12.000 persone e la chiusura di ben 4 quartieri tra archi e stazione. Si è trattato di un'operazione di protezione civile di altissimo livello. Anche in questa occasione, come era accaduto a Fano qualche mese fa, si è formata una squadra di centinaia di persone gestita con grande professionalità. Le Marche ancora una volta dimostrano di saper fare squadra con generosità e competenza al servizio delle proprie comunità, a dirlo è stato il presidente della regione Ceriscioli. Sulla stessa linea il sindaco della città Valerio Mancinelli, che ha parlato di grande cooperazione da parte dei cittadini. La macchina organizzativa comunale, ma anche delle altre istituzioni coinvolte, ha funzionato benissimo e così l'ordigno è stato messo in condizioni di non nuocere. L'attività svolta dai militari è andata a buon fine. Le operazioni di bonifica sull'ordigno da 250 libre sono state condotte dagli esperti del reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore dell'Esercito. La bomba è stata trasportata con un veicolo militare in una cava nel territorio di Iesi, dove è stata fatta brillare. Apriamo la pagina sportiva con il basket. È fondamentale il successo per la VL Pesaro, che sbanca Pistoia di 4 punti in uno scontro diretto, migliorando sensibilmente la sua classifica e distanziando gli stessi toscani e la Fiat Torino. Vittoria costruita sull'asse Blackmon-McCree, che insieme hanno fatturato 53 degli 81 punti complessivi nella prossima giornata a turno interno con la Happy Casa Brindisi. In A2, dopo un inizio titubante, la XL Extra Light Montegranaro riesce a venire a capo di Ravenna, consolidando il suo secondo posto insieme al Treviso. Telecronaca stasera dalle 20:15 sul canale 11 di TVRS. Si aggrava la situazione della Termoforgia Iesi, che crolla a Piacenza senza mai essere stata impartita e la società costretta a scusarsi con i suoi tifosi. L'Aurora ora è ultima con 10 punti, in coabitazione con Cagliari e Ferrara, e attende Forlì. Ora parliamo di atletica nel nostro servizio con Filippo Tortu, grande protagonista ad Ancona al Pala Indoor con il nuovo record personale sui 60 metri. Il servizio di Mario Giannini. Continua con successo e grande affluenza di pubblico l'attività indoor in Ancona. In questo terzo weekend 2.200 atleti hanno preso parte alle varie gare ed in particolare la giornata di domenica, tanti giovanissimi venuti da tutta Italia per gareggiare e per assistere un pomeriggio all'esordio sulla distanza dei 1,60 m di Filippo Tortu, l'uomo più veloce d'Italia. L'atleta delle Fiamme Gialle non delude gli oltre 2.000 presenti che hanno assiebato le tribune del parterre con una batteria corsa in 6,58 che ha ritoccato di 4 centesimi il tempo di un anno fa ottenuto a Berlino e stabilendo anche la migliore prestazione italiana Under 23, confermando così che l'impianto dorico è scorrevole e di ottimo livello. Tortu si aggiudica anche la finale con 6,63, con una partenza troppo prudente ma con un finale portentoso. Di buon valore anche i 60 metri con Irene Siragusa,
dell'esercito, che percorre la distanza in 7,51, al secondo posto la recanatese 16enne Melissa Mogliani Tartabini con 7,65. Ottimo 400 per il romano Lorenzo Benati, che arriva ad un soffio dalla migliore prestazione nazionale di categoria, correndo in 47,83, ad appena 6 centesimi dal record di Edoardo Scotti stabilito 2 anni fa in Ancona. Vola nell'asta Alessandro Simmo dell'Aeronautica con 5,55, si migliora di ben 10 centimetri. Nell'alto ancora un bel risultato per la filottranese Benedetta Trillini, per i colori della TAN, valica 1,73 e che è di buon auspicio per l'attività 2019. Nella pallavolo impresa della Lube, che vince 3-1 sul campo della capolista Trento, avvicinando la vetta della graduatoria, ora occupata da Perugia, che dista solo 4 punti. Sontuosa partita di Sokolov, autore di 22 punti, e prestazione di squadra confortante per la truppa di coach De Giorgi. In A2 vince in rimonta al tie-break la Golden Plus Potenza Picena sulla Conad Reggio Emilia in una sorta di scontro diretto per il quarto posto in classifica, mentre cade senza attenuanti tra le mura amiche la Menghi Shoes 3-0 contro Santa Croce nella prova probabilmente più deludente sin qui del campionato dei biancoverdi. Netta affermazione con il massimo scarto per la Videx Grottazzolina, che dopo qualche gara altalenante regola con facilità Cuneo. Ora le previsioni meteo per martedì 22 gennaio. Da Moplan Arredamenti a Castelplanio continuano le promozioni e gli sconti. Una visita è d'obbligo perché lo showroom è completamente rinnovato. Linee, rapporti, materiali, colori. Si respira il nuovo, la bellezza, la modernità della casa di oggi, anche su misura del tuo spazio. Varie possibilità di pagamento. Moplan Arredamenti a Castelplanio viene sempre incontro, perché da sempre è dalla tua parte. Previsioni per martedì 22 gennaio. Ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-meridionali, ma anche su alcuni settori del nord. Al centro tempo diffusamente instabile, con rovesci locali temporali sulle regioni peninsulari. La neve scenderà sull'Appennino fra i 300 e i 1200 metri, localmente in pianura e in Emilia. Infine diamo uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori saranno compresi tra meno 5 e 13 gradi un po' su tutte le nostre regioni. Durante il giorno invece prevediamo fino a 10-12 gradi al centro-nord e punte di 14 gradi al sud. Nel calcio, in un calendario senza respiro, domani tornerà in campo la Serie C, girone B, per la disputa delle gare della terza giornata di ritorno. Il programma per le marchigiane prevede alle 18.30 la trasferta della Fermana Gorgonzola contro la Giana Erminio, mentre alle 20.30 il Fano riceve al Mancini il Sud Tirol e al Benelli si giocherà il derby molto atteso tra Vispesaro e San Benedettese, con i biancorossi che non vincono da un mese e mezzo, mentre la squadra di Roselli è senza dubbio tra le più in forma in questo momento della stagione. Per noi era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, io vi auguro un buon proseguimento.